rispondere dicendo grazie in sardo, se non erro. Dov'è, signora? Dov'è? Ah, grazie, grazie. Precisandolo che questo non è un dialetto, ma è una lingua, anche piuttosto complicata, antica, sì. Nobile. Ma se dovessi ringraziarla in sardo, dovrei dirle? Grazie. Ah, normale? Cioè, proprio l'unica parola... Invece di grazie, grazie. 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 Oh, ecco, l'unica parola che so di sardo, quindi è grazie. Poi so anche malluredu. Cioè, sì. tutto quello che si mangia lo so, a dire la verità. Come all'estero. E perché, Perché... A chi? A me! Grazie signora, grazie. Ne abbiamo approfittato perché tanta gente è stata in vacanza ed è tornata con qualche idioma di sardo in testa. Questa sera l'abbiamo un po', come dire, tirata su nei ricordi con la sua presenza. Lei sottolinei anche in sardo i vari momenti del nostro spettacolo, va bene? Così ci seguiranno con maggior piacere dalla Sardegna. Lei di che zona è dalla Sardegna? Nuoro. Ah, Nuoro, quindi... Dorgali. Dorgali, sì sì. Ho parlato con loro più volte. Come no, conosco bene. E cosa ridete? Dove c'è la foca, come si chiama? Sì, la foca monaca. La foca monaca. Allora, si passa dal porcetto alla foca monaca a un merlo indiano, che è proprietà di Salvino Polello. Dov'è Salvino? Dov'è? Allora, Salvino Polello... Addestratore di merlo indiano per caso o te l'hanno regalato? Me l'hanno regalato, sì. E davvero sono animali intelligenti? Moltissimo. Il tuo fischia, canta, cosa fa? Canta canzoncine spiritose come sempre piccoli porcellini, oppure fa la moto, miau, così. Fa la moto? Sì, sì. E perché non l'hai portato? Era bello. Esce fuori, fa il bagno, si tuffa anche nel lavandino e tutto, solo che portarlo era un po' Portarlo qui magari faceva un po' di... Volevo, onestamente. Però era divertente. Era problematica la cosa. Era divertente. Va bene, sì, comunque sì. Ti tengo d'occhio. Forse ti sta guardando anche il tuo merlo. Va bene. Se sbagli ti facciamo un bel ciao, tipo Corvaccio. Okay. Oh, e poi i fenomeni, questo ragazzo secondo me non doveva venire qui, doveva andare al Guinness dei primati, dice di essere in grado di fare una cosa che sa fare solo lui, Matteo Ergotti. Dov'è Matteo Ergotti? Allora, attenzione, caro Matteo, non mi hanno detto che cosa sai fare, una cosa che sai fare solo tu, è una cosa schifosa, no? Persone che la sanno fare, però si vergognano di farlo. Ah, tu invece in pubblico... Che ho conosciuto adesso, diciamo, non vediamo, mi sbilancio. Vediamo, allora cosa sai fare? Allora, io saprei toccare la punta del mio naso con la punta della mia lingua, però, premetto, non faccio la scavata dentro. Quella no, quella no. Senta, non aggiunga precise. Faccio... Non aggiunga precisazioni ad una cosa che è già poco proponibile televisivamente. Esegua questo numero, perché è un numero devo del proprio. Circo. Vada, vada. Allora, e allora passo alla prima domanda, vai! Poi beccazzo del ritmo una volta, Vai. Wow. Adesso mi ha messo una fissa quello lì che tutta sera andava. Allora attenzione, questa canzone di Madonna era Human Nature. Allora parliamo della natura umana. Secondo degli studi recenti, l'intelligenza del figlio dipende dagli spettacoli televisivi, da un amplesso intelligente, dalla madre e dalla maestra. Signori, non potete sbagliare questa risposta, Mi offendo io personalmente, perché ogni tanto basta usare un po' di logica per rispondere bene. Non tutte sono domande nozionistiche, tante sono solo così, di logica. Allora, per avere un bambino intelligente, anzi l'intelligenza del figlio, dipende dai dati genetici dei cromosomi della madre! Della madre! Signori, ne sono successe di tutti i colori davvero. Io pensavo che uno solo dicesse da un amplesso intelligente. Invece vi avviso, e non so se darne denunzia anche agli organi competenti, che in 16 l'avete detto. Per cui adesso la brutta figura la fa solo uno ed è Maurizio Mazzola. Dov'è? Però eravate in 16. Come sarebbe questo amplesso intelligente? È complesso. Complesso? No, ammetto di aver sbagliato. Ecco, te è scivolata la mano. Sì.
sul tasto, cosa c'è? Scusa un attimo, ma mi avvisano che la signora Brocca, la mia speaker, non ha risposto in tempo utile. Ai ai ai, signora, come mai? Metta il gelato davanti alla bocca. Non lo so. Perché sa, ha 10 secondi, accidenti. Lei ha avuto esitazioni? Cosa voleva rispondere? La C. La C, quindi dalla madre. Non posso riammetterla, mi spiace. Allora, signori, tutti quelli che hanno sbagliato vengono salutati in sardo. È un bel saluto sardo, com'è? Adios. Adios. O in buon'ora. Come? In buon'ora. In buon'ora, che vuol dire? Vai malora. In buon'ora, vai in buon'ora. Ah, è meglio adioso, guardi, è più facile. Adios. Allora, uno, due, tre, adios! Grazie, signori. Bene, 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 bene. Adesso riposate le vostre mani anchilosate dagli applausi e ditemi. Ancora per pochi giorni, di che colore è l'estate? Verde! Verde, se è l'estate verde, Omnitel! Grande successo ha avuto questa campagna, ma grande sono gli ultimi giorni, guardate il calendario, va fino al 15 di settembre, per cui sarà meglio che tutte le vostre indecisioni le mettiate da parte. Cercate di prendere al volo per gli ultimi giorni queste grandi opportunità. Innanzitutto, l'attivazione è va bene anche gratis, va bene, 238.000 lire. E in più in quel momento potete scegliere l'abbonamento più adatto per voi. Non solo, se siete nel negozio, avete fatto l'abbonamento, avete fatto l'attivazione gratuita, potete scegliere, grazie pregevole regia, uno di questi magnifici telefonini. E sappiate che i prezzi sono scontatissimi. Pam! Ma no, Pam l'ho aggiunto io. Molto bene. Allora, a proposito di abbonamenti su misura per voi, oggi voglio parlarvi di un abbonamento molto particolare. È l'abbonamento è adatto ad una persona che sta molto, ma molto al telefono, e sta molto al telefono per i fatti suoi o per lavoro. A parlarvene una donna stupenda, Mirjana Trevisan. Ciao tesoro! Ciao! Allora, ci parli di Gold, vero? Certo, l'abbonamento Gold vi permette di risparmiare il denaro senza risparmiare le parole. Brava. E vi spiego subito il perché. Con l'abbonamento Omnitel Gold, dopo le prime 300.000 più IVA di telefonate nazionale nello stesso bimestre, si ha uno sconto del 50% sul costo di tutte le altre telefonate nazionali. Fatte in quel bimestre, ma non è tutto. Perché Gold durante le ore di lavoro costa al minuto solo 495 lire. Gold è il nuovo abbonamento Omnitel che parla d'affari. Ma fa lavoro, affari, insomma, adatto a chi usa molto il cellulare, è chiaro. Certo, mi stupisco che una ragazza giovane come te, come mai, usi così tanto il cellulare? Perché ti cercano per lavoro, poi... I genitori a Roma, io sono a Milano, tanti amici. Allora, ricapitoliamo insieme, dolce Mirjana, i grandi vantaggi dell'estate verde. Certo. Allora, una cosa che ha colpito subito tutti è l'attivazione gratuita. E poi, mentre vi fanno l'attivazione gratuita, potete scegliere l'abbonamento su misura per voi. Non solo, datosi che siete nel negozio, date un'occhiata alla gamma dei cellulari GSM e troverete che hanno dei prezzi scontatissimi. E adesso riassumiamo. Diciamo che cos'è Gold. Gold è il nuovo abbonamento che... Omnitel, che vi permette, una volta superate le 300.000 lire più IVA di telefonate nazionali del bimestre, di pagare tutte le altre con lo sconto del 50%. Nello stesso bimestre! Nello stesso bimestre! Tra 6 mesi, in quel bimestre. Omnitel Gold, se lo usate tanto, pagate di meno. Allora, cari amici, se non avete capito qualcosa, chiamate l'Omnitel 167-190-190 per maggiori informazioni. Fate come vi dico io. Omnitel vi dà ascolto. Grazie, a tra poco, convinto al migliore. Grazie Mirjana. Grazie. A questa puntata di Vinca il Migliore, che è iniziata con le migliori cose, abbiamo visto di tutto. Durante l'intervallo tutti provavano a toccarsi la punta del naso con la lingua. È stata una cosa divertente. E adesso c'è American Gigolo. Ehi, Liam, che c'è? Ehi, Julian, bello, senti, scusa se ti rompo le scatole, ma mi devi aiutare. Avevo un lavoretto a Palm Springs per Joy e quel figlio di puttana si è squagliato. Non riesco più a trovarlo. No, mi dispiace. Mi devo tagliare i capelli adesso, poi ho da fare nel pomeriggio. Ti prego, è un lavoretto di 2 ore. Più il viaggio. Sì, più il viaggio. 500, è un lavoretto semplice.
Ho capito. Ho riguardato bene questa sequenza, ho capito il suo segreto. Lui? Ed è... Avete visto che cosa indossava questo signore che poi era Richard Giro Gir, che dir si voglia? Cosa indossava i... Brave, come se ne intendono. I boxer si chiamano così perché li indossa chi fa la box, sono un box a sorpresa. Hanno la fessura da jukebox, fa ringhiare come un boxer. Signori, la risposta più logica. La risposta più logica possibile. Allora vediamo se sbagliano più uomini o donne su questa domanda, sui boxer. I boxer si chiamano così perché, guardiamo bene come avete risposto, li indossa chi fa la box. Il nostro amico era talmente impegnato a leccarsi tutto che mi ha risposto la risposta C. O sbaglio? Dove sei, Matteo? Eccolo là. È là, un attimino. Devo rispondere su questo. Cos'hai risposto, Matteo? Il jukebox, c'hanno la fessura da jukebox. Praticamente tu indossi delle mutande musicali. Esattamente. Sei tutto un fenomeno da scoprire. Esattamente. Vanno a gettone o vanno a... come vanno? 500 lire. Dov'è quella signorina che indossa questa avvenente mela? È là in alto. Complimenti. Lei cosa ha risposto a questa domanda, signorina? Là, quindi l'indossa chi fa la box. Sì. Come si chiama? Silvia. Vuole conoscere uno che ha detto che hanno che è un box a sorpresa? Vediamo. Gliela presento, si chiama Raffaella Basso. Allora, scusa, sto andando a sentire un po' tutti i pareri, perché è giusto sentirli tutti, Tu hai detto che i boxer si chiamano così perché sotto c'è la... La sorpresa. Chiaramente. Bene. Tu cosa hai trovato? Che sorprese! Come a Pasqua, tu cosa hai trovato? Adesso non posso dire. Un orologio, uno di quei giochini che... come si... Un regalone, proprio. Fortunata. Mi avvisano in maniera terribile che non ha risposto in tempo utile anche Salvino Polello, il nostro amico che abbiamo intervistato all'inizio. Dove sei, Salvino? Là, quello del Merlo, accidenti. Ma bene, siete andati tutti nelle prime... Esatto, sullo scadere. Su che cosa? Pablo mi ha suggerito male. Ah, ho capito, sei... È colpa di Pablo. Va bene, lo salutiamo con un ciao del Merlo. Allora il ciao del Merlo fa così. 1, 2, 3. Ciao! Arrivederci. C'è una foto. Questo lago si chiama Averno. Per gli antichi il lago Averno in Campania era la fossetta di Venere, l'ingresso agli inferi, la piscina di Giove e il bidet di Nettuno. Ci mettete in difficoltà con queste domande, Allora, che cos'era il lago Averno? Guardiamo come avete risposto. Il lago Averno era l'ingresso agli inferi. Posso? Nel congratularmi con gli 86 che hanno risposto bene, volevo presentarvi una signorina che lo conosceva come... Lo dica. Il bidet di Nettuno. Ho pensato che lui era uno grande, allora avesse bisogno di un lago per... Simpatica. Ti salutiamo. Ciao, arrivederci. Ti ho filmato. Va bene, questa sera sono tutti filmati in bagno, Prima c'era Richard Gere in bagno, poi abbiamo detto che c'era il bidet di Nettuno, adesso un altro in bagno, è una puntata un po'... Gli uomini italiani considerano la stanza da bagno la stanza degli ospiti, l'ultimo rifugio, un luogo inutile, l'ambiente più in... Forza, almeno voi uomini!
rispondete giù. Qualcuno ci domanda, ma queste domande strane, anche molto curiose, le inventate di testa vostra? No, e non potremmo pretendere di avere poi la risposta. Sono sempre prese da pubblicazioni o da riviste che le hanno fatte fare da qualche società di indagine, quindi sappiate che sono scientificamente provate. Guardiamo come hanno risposto i nostri uomini e le nostre donne. Allora, la stanza da bagno è... l'ultimo rifugio! L'ultimo rifugio! Meno male, bravi! Bravi, bene, bravi, bis. No, non vi chiedo il bis, anzi, vi chiedo di rilassarvi un attimo perché è un momento nel quale dovrebbe arrivare a quest'ora un esperto. Ma come mai non c'è l'esperto? Il solito esperto ritardato. Può venire quel bel signore con la giacca color Costa Smeralda? Venga giù, venga giù. Si infila il camice e faccia finta di essere esperto. Perché è il momento della Mondial Casa! E allora... e allora, amici, e allora? Allora, tutti quanti conoscete Mondial Casa? Sì. Sapete da quanti anni ha scelto il sistema di vendita diretta al pubblico? Provate a dire, dai, sembrano... Più di dieci. Meno di 20, 16, ve lo sto dicendo io. Sì, sono 16 anni che loro hanno scelto questo sistema. E se voi date a loro la vostra fiducia, sapete perché? Perché hanno oggetti di grande qualità a prezzi imbattibili. Viva Mondial Casa! Sono gli ultimi giorni di queste offerte, eh? Poi dopo non so. Poi dopo io non lo so. Potrebbero anche cambiare i prezzi, non lo so. L'importante è che tutti voi, amici a casa, sappiate, come i miei amici qui, a memoria, senza che io mi sia messo d'accordo con loro, il numero di telefono della Mondial Casa, che è 167... 419! Beh, forse non si è capito molto bene, 419-419. Voi chiamate adesso, subito, fissate un appuntamento con gli esperti, quelli veri di Mondial Casa, vi mostreranno tutte le gamme della loro possibilità e anche il modo di pagamento rateale, avete capito? Adesso vi faccio un'offerta tipo, quella che in questi giorni sta andando più a ruba. Pensate, un set di 14 pezzi, più il ferro da stiro, più il televisore 14 pollici, oppure al posto del televisore, uno qualsiasi di questi oggetti che tra poco il nostro esperto ci presenterà ad un prezzo che appena lo dico viene giù lo studio. 498.000 lire più IVA. Come fanno? Non lo so, ve le mandano a casa in tutta Italia. Allora attenzione, l'ho visto, è arrivato l'esperto, venga! Senta, signor esperto, so che lei si è preoccupato di creare questa nuova pentola, è vero? Certo. Allora, ci dica, il suo fondo, ad esempio, è in acciaio 18... millesimi. Di... cosa fa? Ride? È un buonaccione. È 18-10. 18-10? 18-10. Non mi ricordavo, sa la memoria, l'età. È l'età. E questa cosa prevede che sia alto in totale il fondo... Un centimetro. Guardate. Pensate, questa è la pescera, questa invece è una ventosa. Dove si mette la ventosa? Sopra la pescera. Sul coperchio, per non scottarsi. Bravo, tenga il coperchio. Non è bollente. Allora, voi potete cucinare il pesce a vapore sopra e sotto metterci le verdurine, oppure dentro il pesce e sopra appoggiarci le verdurine, bravo, visto che lo sa. Poi, questo automaticamente diventa il vassoio di portata. Ma vi rendete conto che la Mondial Casa non solo fa le pentole, ma anche delle grandi idee? E allora telefonate subito 167-419-419. Forza, non ho il tempo di farle spiegare. Gli altri regali sono la parabolica, lo stereo, il forno a microonde, la mountain bike, il vibromassaggiatore. Ma voglio solo che lei, qui al centro, lanci lo slogan che ha inventato tanti anni fa. Lo faccia lei, vada. Prendi la cornetta, Mondial Casa ti aspetta. Ma bravo! Ci vediamo tra poco con Vinca il... migliore! E allora ho pensato, posso lasciare solo... divertimenti... tanti, tanti...
Continua il gioco più pazzo di successo della stagione. Gerry Scotti, con la partecipazione di Laura Freddi e Natalia Estrada, presenta il gioco dei giochi più divertente dell'estate. Il Pizzone. Venerdì alle 20.40 su Canale 5. Si comincia a ragionare, 65 in gara, eh? 65 in gara per vincere 5 milioni in... Ah, sul premio sono informatissimi. Allora, guardate questa immagine, una gran bella immagine. Lo vedete? Lo vedete? Cos'è? Chi è? Cos'è? È un... Mai visto un uomo nudo? Pensavate una cosa strana? No, è un soldato nudo. I medici sostengono che una persona distratta sia spesso una persona anemica, ignorante, esaurita, sensuale. Beh, insomma, dai, non diteci che vi facciamo delle domande scientifiche. Questa è una domanda a cui si può rispondere con logica, eh? Allora, vediamo come avete risposto sulla domanda della distrazione. Allora, Walter Martinengo è uno che ha ben poche mezze misure. Quando uno è un po' distratto, gli dà subito del... Ignorante. Dell'ignorante. Proprio, senza problemi. No, vabbè. Tu pensavi davvero che fosse sintomo di ignoranza? Sì, devo dire di sì. Devi dire di sì. Vabbè, cosa fai nella vita? Lavoro. Che è una cosa? Lavoro in una ditta di macchine. Di macchine? Di che... automobili. Di automobili. Automobili. Non puoi fare la pubblicità. Non posso fare la pubblicità. Accidenti, va bene. È una buona macchina però? Sì, sì, va molto bene. Figura. Ti stanno guardando magari i tuoi capi, esatto, o i tuoi, esatto, colleghi. Va bene, complimenti anche per il PUA. Visto che lavori nella ditta delle macchine, ti salutiamo col clacson. Attenzione, 1, 2, 3. Bene, 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 bene. Ciao, arrivederci. Vai col filmato. Belle mani, belle mani. Complimenti ai più bravi sbandieratori del mondo. Allora, questi li avete riconosciuti, erano gli sbandieratori del... Palio, ma la domanda non è questa. La bandiera più antica del mondo è quella della Danimarca, del Barletta, del Canada, del Senegal. C'è anche il rischio di imparare qualcosa guardando Vinca il Migliore. Queste piccole curiosità che magari vi sfuggono. Guardiamo i nostri amici ancora in gara come hanno risposto. E vediamo bene come hanno diviso. Allora, beh, non siete andati malissimo, eh? È quella della Danimarca! Bravi, bravi, bravi. Voi russate di notte? Le donne hanno detto no, eh? Gli uomini? Qualcuno sì. Allora vediamo un filmato su... La signora russa? No, inquadrate in questo momento. Lei è russa? No, infatti. No. Quelli a fianco a lei è russa, no? Ah, non lo so. Non sono con lei? No. Va bene, sentiamo, guardiamo un film sul... Lasciate stare, cosa ne sapete che il signore è russo? Allora, vediamoci questo filmato sul russare, dai. Mamma mia, cosa mangi? Bene, avete visto cosa succede a mangiare alla mensa di Canale 5. Allora, è chiaro che la domanda sia sul russare. Il russare è un disturbo che colpisce soprattutto
i russi, le donne, gli uomini, i guardiani notturni. E qui vi voglio! Ecco perché vi ho fatto la domanda prima. Guardate quel signore. Lei, scusi, è stato preso ad esempio, ma è ancora in gara? No. E quindi è stato preso ad esempio per niente, però perché niente. Russavo. Ah, lei russava? Sì. Confessi, lei russa un po'? Un po' tanto. Un po' tanto. Quindi il nostro regista ha avuto un bell'occhio, eh? Sicuramente. Pensi che una volta aveva l'occhio sulle donne, adesso vedo che sta girandoci un po' attorno dall'altra parte. Va bene, allora, vediamo. Il russare è un disturbo che colpisce soprattutto... gli uomini! Ma che bravi! Tutti a 23. Allora, cara la mia signora, adesso le chiedo di spiegare che cos'è la domanda a tempo in lingua sarda. Lo spieghi a tutti, quelli che capiscono capiscono, gli altri sarrasaus, che vuol dire s'arrangiano. Lo spieghi. La domanda a tempo. Pronto, lei è sempre sarda, signora. No, magari nel frattempo è diventata danese, non lo so. No, infatti. Ma dica con le sue parole. Basta che lo dica in lingua sarda. Così non si capisce no, troppo, se lo so. E non riesce. Vinkene, sordeche, chi risponde nel plus impresses. Oh, chi ha capito, ha capito. Chi ha capito, ha capito. Vediamo. Storie di vita di tutti i giorni. Per farsi correggere un estratto conto mensile inesatto, bisogna dirlo alla banca entro un tempo indeterminato, subito, entro 10 giorni, entro 40 giorni. E così con queste domandine vi diamo anche qualche piccolo suggerimento per sopravvivere in caso di necessità tecnico-amministrativa. Ne saranno sopravvissuti 10? Io spero proprio di sì. Guardiamo come avete risposto. Avete detto entro 40 giorni. E chi vi frega voi? Chi vi ammazza? Ma non me ne servono 15, me ne servono solo 10. I finalisti della prima fase di Vinca il Migliore. E questi 10 che prego di alzarsi e gioire sono... Teresa Venturelli, Guido Anfosso, Andrea Boldrin, Laura Nicolini, Gabriella Giordano, Tatiana Parrini, Michele Magnoni, Lucia Soro, Daniele Cambriani, Elena Testa. Ci vediamo tra poco con Vinca il... Thank you very much. Scampo. Ehi, se all'ascolto estivo, come andiamo, eh? Andiamo bene, infatti le nostre bagnanti vi vogliono dare un appuntamento. Mi raccomando, ci vediamo tra poco, qui è Statissima Sprint, non mancate. Bravissima, complimenti, mi raccomando che ci abbiamo dei filmati eccezionali, eh? E adesso balliamo! E vai di balletto! Can you feel it? Non ci fermeremo più fino al TG5, fino a scoprire chi è il campione di Vinca il... Migliore! Vi presento i finalisti, Elena Testa, Gabriella Giordano, Michele Magnoni, Tatiana Parrini, Guido Anfosso, Laura Nicolini, Daniele Cambrini, Teresa Venturelli, Andrea Boldrin, Lucia Saro. Voi mi perdonerete se ogni tanto in questa foga della presentazione sbaglio qualche nome o qualche cognome. Adesso mentre lo pronunciavo ho avuto il dubbio di aver sbagliato. Tatiana. È Tatiana o Tatiana? No, Tatiana. Che è un misto tra... È uno sbaglio tra Tatiana e Tatiana. Avrei dovuto essere Tatiana, invece poi è uscito fuori Tatiana. Chi avete mandato? Uno zio al no. Municipio a dichiarare la tua nascita? No, no, lo sbaglio è stato proprio in chiesa. In è stata una ripicca, diciamo. Ah, una ripicca. Sì. E poi dopo è rimasta. E poi è rimasta. È rimasta, è curiosa. Penso di essere, che tu sia la prima Tatiana che abbia mai incontrato. Sì, non ne ho incontrate mai neanche. Sì, se è stato un errore, sei unica nel tuo genere. Mi piace molto. Cosa fai nella Sono vita? Assistente domiciliare. Allora, cominciamo, Vinca il Migliore. Abbiamo una foto, guardatela. Questa signora,
a io non so se lo si vede bene, sì lo si vede, eccolo là, ha un liocorno accanto, anzi Raffaello ha messo un liocorno accanto a questa dama perché il marito la tradiva, era una levatrice, né simboleggiava la purezza né raffigurava la casata. Questo quadro infatti si chiama La dama col liocorno, solo che era un liocornino talmente piccolo che quasi non lo si vedeva, l'aveva lì così, il liocorno. Allora vediamo come avete risposto. Perché aveva il liocorno questa signora? Perché ne simboleggiava la purezza! Allora, liocorno, animale leggendario con corpo equino e lungo corno in fronte, simbolo di purezza. Però pare non lo sapessero Guido Anfosso, che mi ha detto che era simbolo di una casata, la casata dei liocorni, dei cornutoni, che poi si è estinta per ovvie ragioni. E poi Daniele Cambriani che mi ha detto... Era una allevatrice. Che era una... Allevatrice. Di liocorni, di liocorni. Vabbè, allora vi salutiamo con il verso del liocorno in amore. Mi auguro lo sappiate fare. Uno, due, tre. Pensa che uno ha fatto... è simpatico, va bene. Ciao, arrivederci. C'è un filmato dalla grande sfida, la gara di pizza! Quanto siamo? 1.30! Metta bene il basilico, metta bene il basilico! Attenzione, un poco d'olio, un poco d'olio, un poco d'olio! Attenzione all'oliera, arbitro, attenzione, stop! Mamma mia, che fame che ho! Va bene, la pizza margherita ha questo nome perché era nata. Bianca con la sola mozzarella come pizza degli innamorati per la regina Margherita nella pizzeria Margherita. Se suggerite non fatelo così apertamente. Tanto non riuscite a suggerire solo al vostro amico, suggerite automaticamente a tutti, a meno che non siano sordi. Adesso vediamo un po' come hanno risposto. Allora, la pizza Margherita ha questo nome perché era in onore della regina Margherita. Vabbè, una cosa che gli italiani sapevano proprio. Attenzione, perché questa è una domanda a tempo. Visto che siete rimasti in gara in 8, dovrò scegliere i due più veloci di voi a rispondermi bene. Ma prima abbiamo questo filmato. Veloce si muovono nel cielo come due rondini. Volano in alto, veloci verso il sole, sembrano stelle quando si fa sera. Allora, abbiamo sentito note musicali cantate da Mina. Ma adesso ditemi, nei paesi anglosassoni le note sono indicate da parti del corpo con nomi di uccelli, da lettere dell'alfabeto, da strumenti musicali. Forza! Suggerite adesso? Era più complicata questa da suggerire. Va bene, vediamo allora se lo sapevate. Me ne servono due almeno. Che lo sapessero, vediamo. Avete così risposto? Bravi, con lettere dall'alfabeto! Tatiana. Tatiana, proprio lei mi ha detto con nomi di uccelli, eh? Allora, quando un maestro deve dirigere dice attenzione, partiamo con questa sinfonia in fringuello maggiore, attenzione fringuello, poi facciamo un passero bemolle, che... ho detto passero bemolle? Vabbè, insomma, a rischio del direttore d'orchestra. Allora ti salutiamo, tutti cinguettando, ognuno si imiti un uccello, forza, cinguettate, pronti via! Ma sembrava più una cosa... ancora di un po' di più, un po' di più. Ciao! Arrivederci. E rimangono solo 7. I due più veloci, ossia i nostri campioni, sono stati... Andrea Boldrin, Laura Nicolini! Forza, scendete, raggiungetemi e andiamo... nella postazione finale, eccoli là. Allora,
mi sembra di ricordare due studenti, Laura, studentessa di scienze politiche scienze geologiche. Scienze geologiche, una facoltà molto particolare. Interessante. Siete in tanti a studiare scienze geologiche? Il mio anno in 40. In 40, quindi dici pochi, pochissimi. Sì, pochi. Eppure sarà una delle facoltà che avrà la responsabilità di salvare la Terra, quel poco che ci resta. Va bene, come sempre, vinca il... Vincitore! Cominciamo subito con la prima domanda, il primo che arriva a tre ha vinto. La città di Waterloo si trova in Belgio, in Germania, in Francia, in Inghilterra. Famosa per la battaglia, ma non abbastanza famosa da far sapere a tutti dove si trova. Spesso sento dire un'altra risposta, speriamo che abbiate risposto bene. Guardiamo. Waterloo si trova... Solo uno lo sapeva. In Belgio, ed è Laura. Laura. Andrea ha detto in Francia. Hai del tifo, Laura. Sì. Il Fidelio è l'unica opera lirica con sole donne in un atto medievale scritta da Beethoven. Il Fidelio è l'unica opera lirica. Forza, vediamo subito, non c'è più tempo, stanno andando per il lungo le cose. Scritta da Beethoven e lo sapeva Laura Nicolini, che va a due. Andrea, accidenti. Accidenti, Andrea, peccato, però vediamo. Il Viale del Tramonto si trova a Berlino, San Francisco, Roma, Los Angeles. Il vero nome del Viale del Tramonto è... Sunset Boulevard, o Boulevard, complimenti, au revoir. E quindi si trova a... Solo uno lo sapeva, Los Angeles, ed è Laura Nicolini, cappotto. Accidenti, Andrea, cappotto. Ti sei emozionato, ti sei un po' emozionato. Va bene. Ciao, tu puoi sederti al tuo posto. Brava, 3-0, Allora, vinca il migliore, ti fa subito un regalo. Te lo portano a piedi, pensa, viene a piedi da Pavia. Dalla pelliceria Annabella. Eccola là, la nostra maratoneta. Quest'estate avrà fatto 1000 chilometri avanti e indietro, Quanti chilometri ha fatto Vittoria quest'estate, 100 al giorno, andata e ritorno. Bene, bene, bene. Come sempre il premio è un divertente blusone in seta trapuntato con guarnizioni di agnello, ma subito al volo vediamo un flash della nuova collezione di Simonetta Ruggero e Riccardo Ravizza direttamente da Pavia. Vengano le indossatrici, eccole! Sono tre giacche in visone gold con particolare lavorazione a pelle intera. Va bene, un consiglio per l'inverno che sta arrivando, se avete una vecchia pelliccia, anche un montone, e volete cambiarli, fate un salto da Annabella. Ve li valuteranno 2, 3, addirittura 4 milioni che serviranno naturalmente per il nuovo acquisto. Grazie a Roberta, grazie a Laura, grazie a Jeanette, se no si offendono che non le nomino mai. Complimenti anche a voi, tornate da Annabella solo a Pavia. Grazie. Bene Laura, guadagniamo il centro, sempre più emozionata, Prima eravate in 200, poi in 10, poi in 2, adesso sei solo tu. Facciamo rientrare nei ranghi tutti gli altri che hanno perso la fase finale. Allora, te ne intendi di astri, di stelle, Oh mamma! Oh mamma! Oh mamma, speriamo che abbiano sentito anche loro. Si parlerà di astronomia, il domandone finale sull'astronomia. Quindi ci sarà un montepremi stellare, Diamo un minuto e mezzo al TG5 per raccontarci il sommario e poi ci vediamo a Vinca il Migliore. A tra poco. Questo è il sommario del TG5, questa è la campionessa di Vinca il... Migliore! Si chiama Laura. Allora, mentre le nostre telecamere indugiano sul pubblico, io vorrei ancora una volta chiamare in gioco la nostra speaker, la simpatica signora che viene da Nuoro. Può alzare il microfono, signora, se no non la sentiamo. Allora, visto che è molto divertente questa cosa che lei ci parla in sardo, vuole dire a tutti cosa succede se la signorina sbaglia a rispondere? Lo dica, dai, non sia timida. Lo dica.
Ma dica! Finché mun noisi, ci perde vista in che mun noisi. Se perde vista, vinchete voi! Hai capito, eh? Vedi che non è così difficile la lingua sarda, eh? Ha detto che se perdi issa, vincono loro e si dividono tra tutti i 5 milioni in gettoni d'oro. Allora, il montepremi resta uguale, ma la domanda questa sera è davvero stellare, stellare. Allora, bisogna mettere in ordine cronologico. Vi abbiamo fregati, eh? Questi grandi studiosi dell'universo, Copernico, Einstein, Galileo, Newton. Domanda scientifica al massimo. Più sono difficili, più c'è soddisfazione. Naturalmente dal più vecchio al più recente. Signori, datele il tempo di rispondere, vi prego. Vai, Laura. Allora, Copernico. Ha detto Copernico. Galileo, Newton, Einstein. Calma, allora hai detto Copernico, Galileo, Newton, Einstein. Questa è la tua risposta, la vediamo riassunta sul tabellone. Copernico, Galileo, Newton, Einstein. La risposta corretta per 5 milioni di gettoni d'oro. Copernico, Galileo, Newton, Einstein. Però, però, però. Brava, è stata brava, eh? Ad intu issa. Issa. Bene, signore. Vi fa onore questo lungo applauso che le avete tributato, ma come sempre mi diverto a vedere se se li è meritati. Allora dimmi le epoche di appartenenza vagamente. Vagamente, non ti levo niente, non ti levo niente, non ne lascio, raddoppia. Allora, Copernico attorno al... di il centinaio d'anni. Attorno al... attorno 4. A 400, brava. Galileo? 5. 5. E Newton? 6. 6. 6. Einstein? 900. 2 anni fa, brava, brava, molto bene. Signori, volete sapere quanti di voi sapevano la risposta? Tanti o pochi? Eh sì, era facile. 83 di voi, 60.000 lire, mangiano la pizza, ci uscivo. Mangiano la pizza, è meglio tentare la fortuna un'altra volta. Ci vediamo domani sera con Vinca il... Migliore! Thank you very much!